Idea Web con Franco Giuliano, allenatore Monregale Calcio. Sabato mattina di allenamenti, di attività per la tua squadra. Oggi pomeriggio anche un test che sarà forse il terzo, mi pare, dopo i primi due. Come stanno andando queste prime settimane di lavoro con il gruppo? Sicuramente positivo, c'è grande disponibilità, la cosa importante è che anche i nuovi si stanno amalgamando in un gruppo che peraltro era veramente un'arma in più di questa squadra. Le due partite che abbiamo giocato fino adesso sono state positive contro squadre di categoria superiore, oggi vediamo col Nerzole se abbiamo fatto ulteriori passi in avanti. Una rosa, la tua, con anche giocatori molto esperti, uniti ad un gruppo che comunque ha fatto bene la scorsa stagione, un gruppo che in questa stagione non si vuole nascondere e puntare ai piani alti. Sicuramente sì, la squadra è stata costruita per rimanere nelle prime posizioni, diciamo le prime 5-6 posizioni. È chiaro che poi mi pare che il livello si sia ulteriormente alzato, ci sono squadre super attrezzate come Sant'Albano, Savigliano e poi c'è il Trevalli che bisognerà vedere come conduce la stagione perché in questo momento qui ha una squadra che vale molto più della prima categoria. Un'ultima domanda, anche a livello personale, quali sono le tue aspirazioni per la stagione che sta per cominciare? Ma diciamo che parlerei di motivazioni che sono quelle, essendo a casa mia, di continuare a far crescere i giovani che abbiamo, che escono fuori da un vivaio importante. E questo è il motivo per cui abbiamo inserito dei vecchi, tra virgolette, che arrivano da categorie superiori perché siano in grado di aiutare i nostri giovani a crescere ancora, perché hanno dei margini notevoli. Grazie mille, mister. Grazie a voi.